stato un aumento ingiustificato delle materie prime, ma non solo, queste materie prime sono spesso irreperibili, quindi i tempi di consegna delle materie prime si allungano sempre di più. A questo poi si è aggiunto il caro bollette, iniziato già prima dei eventi di guerra tra Russia e Ucraina, ed è diventato qualcosa di insostenibile in questi giorni. Quindi credo che una situazione del genere non la stiamo vivendo dagli anni 80, dal terremoto. Questa è la situazione attuale e, ripeto, sono convinti che non tutti ne sono consapevoli. Come ci stiamo cercando di difendere rispetto a questa bomba, a queste bombe, come giustamente lei ha titolato, che stanno cadendo sulle nostre aziende, ma non solo sulle piccole aziende, anche nelle nostre famiglie e anche sugli enti locali che si trovano a dover fare conto con l'aumento del costo dell'energia. Intanto stiamo rimodulando un po' l'organizzazione del lavoro. Molto spesso le nostre aziende stanno lavorando anche il sabato e la domenica, giorni in cui di solito è meno caro, l'energia costa di meno. Siamo stati costretti a mettere in cassa integrazione durante la settimana alcuni lavoratori, ma non per mancanza di lavoro, anzi noi le commesse ne abbiamo fin troppe, ma perché oggi lavorare, produrre, costa troppo e non vale la pena. Ci sono incrementi spropositati o non corretti o non giustificabili? Nel nostro paese negli ultimi 10 anni anche l'industria ha preferito comprare con un approccio speculativo e comprava annualmente dove le materie prime costavano meno. Questo approccio ha messo in ginocchio e ha consentito e ha reso necessario l'abbandono di alcune coltivazioni nel nostro paese. Gran parte degli aumenti che lei accennava, potrei dirle che noi non produciamo nemmeno il 10% di quel che consumiamo in Italia, per esempio, sull'olio di girasole. Potrei dirle la stessa cosa sulla pasta, dove abbiamo perso il 20% delle superfici a grano duro, e perché no parlerei anche del pane sul grano tenero, dove addirittura parliamo dei numeri che lei accennava, di importazioni con cifre oltre il 60%. Quindi a mio avviso c'è una questione che è quella di dover fare chiarezza all'interno di una filiera.